Buonasera a tutti, sono Luigi Onera con The Road ad attendere il solito treno e bentornati su Dragon Z Dokkan Battle. Oh, questo team sinceramente non pensavo l'avrei mai portato, ma ripeto, l'avversario è stato generoso anche troppo. Priscilla in questo periodo sta mangiando come un porco da quanto non mi sta facendo trovare. Quindi benvenuti al team Full LR V1. Non V2 perché io ci vogliono ancora un po' di giorni, circa 3 mesi per arrivare a quel fatidico Goku LR. Pian pianino ci si arriva, ragazzi, molto pian pianino ci si arriva. Sì, ragazzi, team solo di LR, leader Gohan Kid, amico Goku Genkidama, entrambi che staranno totalmente fuori dalle rotazioni. Naturalmente, ragazzi, non è un team montato, potevo mettere altre LR, ho scelto le LR che più mi divertiva giocare. Infatti, se dovevo essere serio, non avrei giocato assolutamente il nostro carissimo Rosa LR. Allora, la faccia si linkate bene, ragazzi. Me gusta. Iniziamo. Incavolati neri vi voglio. Sono curioso, naturalmente si può morire benissimo un team fatto alla cavolo, ragazzi. Questo è puramente un team per divertirsi, non è un team serio, anche perché i danni li riceve per ora. Speriamo di lanciare qualche special con Trunks, poi vediamo se i danni li riceve Trunks, eh? Qualche dubbio che poi li riceva. Naturalmente sempre che il nemico rimanga in vita abbastanza a lungo, anche quello è vero. Ma poi in realtà, ragazzi, i danni sono ben accetti, grazie a Vegeta e a Gogeta. Dobbiamo soltanto arrivare a 5 turni, quindi spero che non lo ammazzi. Sì, dobbiamo prenderla con comodo, ragazzi. Benissimo. Ah, parte di... No, neanche lancio la special con Zamasu, voglio unicamente pomparmelo come si deve. E ci ricarichiamo gli HP grazie al nostro carissimo Goku Genkidama amico. Oh, che ci ha rifullato. Sì, fammi danno. Volevo pomparmi un pochino. Fase 1 passata e siamo al terzo turno, altri 2 e ci siamo. Vabbè. Piace vincere facile, mi dicono. Sì, ma... Decisamente meglio. Basta che lanci la scarsa. Ah, vabbè, naturalmente subito special, ma... Non mi tocca. Per adesso siamo unicamente a relax, ragazzi. Siamo nel momento di relax ancora. I pugni non mai. Noi dobbiamo avere pure solo delle special con sto team in pratica. Quando? Dove? Ok. No. Sinceramente speravo di non shottarlo se dovevo scegliere. Allora non l'ho ucciso, ottimo. Beh, così iniziamo subito, stiamo andando avanti nei turni, voglio pomparmi Zamasu e Rosé il più possibile. Ok, no, sto turno qua andiamo tranquilli, non ne... anche perché è difficile lanciare special sempre questo team. Ok. Perfetto, ok, siamo al quinto turno, perfetto. Ho preso abbastanza tempo, mi dicono. Ora basta cazzeggio e giochiamo seriamente, più o meno. Mangetta fuori rotazione, non mi serve. Almeno finché non si fondono è quasi inutile Mangetta. Sì. Proprio molto paura. Ok, l'unico item che useremo sarà in questa fase.
purtroppo aggiungo. Ah, ben incavolato nero vedo, eh. Zac. Vabbè. Così. E così per un bel 18 kg di Trunks Ability 1. Davvero, ragazzi, l'unica cosa da avere Ability in questo team è Trunks Ability 1 e il Goku Amico Ability Full, il resto è Ability Free. Non penso serva a dirlo, cavolo, facciamo pochissimi danni. Mettiamo un pochino più danno, se devo essere sincero, eh. Questo è leggerissimamente un problema. Useremo probabilmente allora due item. Manco crittato. Sì, assolutamente due item, cioè. Non lo si sciotta. Cioè andiamo a rischio qua, eh. Però ci sono due PG totalmente inutili. Avrei dovuto tenere maggetti in rotazione, errore mio. Avrei dovuto tenere maggetti in rotazione. Oddio, totalmente inutile fino a un certo punto questo Goku, eh. Su danni li fa. Ah, no, non serviva. Va bene, ragazzi, ora... ora è diventata una battaglia di nervi. Cioè, la storia adesso è molto semplice. E fa così. Se lui ci sciotta, vince. Se non ci sciotta, ci fondiamo e vinciamo noi. Quindi per cui... oh, inizia subito con la special. Fammi danno. No. Fammi soffrire. Fammi piangere, Goku. Vai, vai. Potevi impegnarti un pochino di più. Hai tolto un decimo, mi hai tolto il 50%. Non voglio usare cure, voglio distruggerti usando Vegeta e Gogeta LR. La vedo nerissima usar loro, eh. Ah no, ok, ok, perfetto. Ok. La vita è dura. Suppa Vegito. Che ti dice proprio con tutto il bene che ti vuole. Sayonara. Ma qua alla fine non è che mi importi lanciare chissà cosa. Penso che basti avanzi Super Vegito a distruggerlo. Andiamo anche in Dokkan, fantastico. Mhm. Mhm. Sì, 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 tranquillo. Un critico magari. Ripeto, Trunks, te hai, ti hai buildato Ability 1 un po' in critico e hai il critico di passiva. Per almeno farne partire uno. No, a chiedere, non capisco. È che io non ho voglia di andare in Dokkan adesso. Grazie Goku Genkidama. Ok. Siamo contro l'Ultra Instinct. Situazione. La situazione è bruttarella. Però mi dicono dalla regia che andiamo in Dokkan con la 18 key probabilmente.
Il che rende la situazione da bruttarella a divertentissima. Sì, te gioca. Mo gioco io. Ringrazia che non ce li ho abiliti o che non siano di un colore che gli dava il critico. Ah, proprio. Lo senti? Final Kamomea. Ok, ti abbia tolto un quarto di vita, il che è comico. Profittati ragazzi, che tanto come danno. Ah, sono di nuovo a full vita? Io spero di vedere anche Gogeta LR. Ma la vedo abbastanza dura. Vabbè, Vegeta LR fuso è il PG migliore del gioco. Poco da dire, la bestia che non ha senso di esistere. Per fortuna è quasi impossibile, salvo giocando apposta, che si fondano. 100.000 danni o 80.000? Sono curioso. 68? Me ne aspettavo di più, essere sincero. Vabbè, qua. Qua, poverello anche lui. Ci ha provato. Critico, Trunks. Sai cosa sono i critici? Ce l'hai nella passiva, ragazzo. Ma che? È Goku Super Saiyan 4 2.0 sto Trunks. Altro che. È il mio Goku Super Saiyan 4 2.0. Full ability e lancio un critico di morte di papa. Bellissima. Hanno ucciso loro due. Bellissimo, dai. Una run molto ignorante e divertente. Grazie per avermi seguito, ragazzi. E noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata. Sì, Goku è andata male. Molto male.